cercato e sperato di poter fare e siamo riusciti a realizzare, grazie a una forte convergenza di forze e di passione e di impegno. Do la parola subito al professore Antonio Violetti, delegato del Rettore, che porterà un saluto a nome del Rettore, professor Giacomo Vignataro, che è impegnato in una riunione a Roma per la conferenza dei Rettori. Prego. Grazie, buonasera a tutti i presenti e saluto innanzitutto agli organizzatori dell'incontro, ovviamente alla dottoressa Gabriella Alfieri, presidente del Consiglio Scientifico della Fondazione Verga, il professor Maiolino, direttore dell'Istituto per la Cultura Siciliana, e ovviamente un saluto particolarmente vicino, però quindi anche di comunanza di interessi disciplinari, al professor Alberto Barbaro, che terrà l'introduzione, diciamo la prolusione a questo ciclo per l'appunto di incontri dedicati alla Sicilia linguistica, parlando di lingua e storia in Sicilia. Quindi è con grande piacere che porto il saluto del magnifico Rettore, che oggi era impegnato in una riunione della conferenza dei Rettori. Un piacere che nasce non solo appunto per l'incontro con gli enti che hanno organizzato questo importante ciclo di seminari, ma anche un piacere che nasce da una visione che in particolare il nuovo Rettore ritiene di dover portare o, come dire, riformulare nel nostro Ateneo, e che ha a che vedere e non poco appunto col ruolo storico e in tutti i livelli, voglio dire, culturali, che questo implica della Sicilia. Qual è questa visione? È una visione che spesso si dice a parole, ma per la quale non sempre si riesce a concretizzare una prospettiva, cioè a renderla concreta, perché non è facile e non è certamente agevolata dai tempi che oggi vivono le università pubbliche. Qual è questa visione? Ma la visione è quella, lo dico dal punto di vista dell'Ateneo, della identità di questo Ateneo, cioè ogni Ateneo, pensiamo al nostro, ma dico pensiamo al nostro ma anche agli altri Atenei siciliani, hanno o dovrebbero avere o dovrebbero saper far vivere un loro volto che non può non tener conto di quella che è la collocazione geoculturale nella quale essi si trovano. E dire che appunto il nostro Ateneo, la Sicilia, è il centro del Mediterraneo, significa dire una cosa ovvia, no? Che diciamo spesso. Dicevo, un po' più difficile è costruirla, questa fisionomia, dare concretezza a questa fisionomia, che è di fondamentale importanza, che è di fondamentale importanza non solo per l'identità in sé dell'Ateneo, ma per quello che dal punto di vista progettuale, soprattutto per le nuove generazioni, può significare per l'appunto una capacità progettuale, un respiro culturale dell'Ateneo che sia un Ateneo profondamente internazionalizzato in tutta, nella sua identità. Quindi il tema, come dire, della Sicilia, che ovviamente nessuno dei presenti, parlo dell'aspetto linguistico, dell'aspetto letterario, in tutte le fasi storiche, non vive né può vivere in una visione che pur altri hanno avuto di localismo, ma perché tutta la storia della Sicilia e tutti i suoi aspetti è una storia europea, perché come ci hanno insegnato alcuni presenti anche a questo tavolo, non c'è Europa senza Mediterraneo, non c'è Mediterraneo senza Europa. Quindi fare vivere il carattere profondamente europeo che nei secoli la Sicilia per l'appunto ha ricoperto all'interno dell'area euro-mediterranea, credo che sia un compito di fondamentale importanza.
E d'altra parte gli enti, le associazioni, i centri che su questo lavorano, a partire dal Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, la Fondazione Verga e l'Istituto appunto di Cultura Siciliana, sanno molto bene e nelle loro iniziative hanno spesso rappresentato appunto questa dimensione. Perché, e chiudo, internazionalizzazione significa portare qui il respiro del rapporto con le produzioni più alte della cultura, dell'attività scientifica e della ricerca, e far entrare nel circuito internazionale il grande patrimonio che da parte delle scuole per l'inaugurazione di questo ciclo di seminari. Grazie ad Antonio Violetti, che ha saputo interpretare al meglio e al cuore del problema lo spirito e il senso di questa iniziativa. Ora vorrei chiamare qui l'assessore Licandro per un saluto per il nome del comune che ci ospita gentilmente, che fa parte degli enti che patrocinano questa iniziativa. Piacere davvero grande intanto di ospitare qui i lavori, questa sede, questo palazzo recuperato alla pubblica utilità, e porto i saluti del sindaco che è stato trattenuto a Roma, degli istituzionali anche rilevanti nel lavoro che abbiamo intrapreso di far riconquistare alla città il posto che merita, questa città sempre più negli ultimi anni periferia d'Italia e dell'Europa. Sono d'accordo, condivido pienamente l'intervento del professore Violetti, che è stata l'interpretazione di questo appuntamento e dei lavori che svolgerete, di altissimo profilo per il parterre, i relatori, grande prestigio, perché questo cade in una fase difficile, complicata, non solo della città, della Sicilia, ma dell'Italia, dell'Europa. Il recupero dell'identità, saper scavare fino in fondo e tutelare, proporre e tutelare l'identità, la specificità di una cultura, di una storia, di una tradizione. Crocevia millenario del Mediterraneo, diceva Fernando della Sicilia, in un'epoca, in una temperie durissima dove tutto viene omologato, tutto viene reso, viene standardizzato, si cancellano le differenze, quindi la ricchezza, ecco, momenti come questo sono come l'aria che respiriamo e contribuiscono ad attivare una fase, le speranze di una fase di rinascita morale, civile, innanzitutto del territorio, della nostra città. È fondamentale che si ritorni proprio per le difficoltà del tempo a fare sistema dei soggetti pubblici e non, in una crisi durissima che non è soltanto crisi economica, in Italia crisi politica, crisi istituzionale, crisi morale. Puntare sulla cultura, investire nella cultura, credo che sia la strategia migliore per tentare di arginare quello che inevitabilmente appare all'orizzonte, si staglia all'orizzonte come declino irreversibile. Dunque grazie a voi, non dovete ringraziare l'ente locale, grazie alla Fondazione Verde, quindi anche l'università,
perché questo sia soltanto uno dei momenti di un percorso fatto insieme per rendere più forte questa terra, la nostra città, sapendo che abbiamo avuto alle spalle esperienze di sicilianismo deteriori, cioè sicilianismo fondato sul recupero di valori, tradizioni, cultura, la consapevolezza della storia di questa terra, un sicilianismo invece di altro stampo, un po' straccione e spregiudicato, che dovremmo lasciare, ma questa è tutta un'altra storia, quindi grazie a tutti voi. Perché anche lui ha rimarcato lo spirito europeo e nazionale, internazionale nella nostra prospettiva di azione e confermo in pieno che il sodalizio tra Fondazione Verde, Comune e altri enti con cui stiamo costituendo una rete con un protocollo d'intesa si materializzerà anche in progetti di ricerca molto importanti per la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio testuale. Verdiano non solo. Vorrei chiamare ora qui il direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche, il professor Giancarlo Magnano di San Lio, che ringrazio per aver trovato il tempo di essere. Grazie a voi, sono particolarmente lieto e onorato di portare i saluti del Dipartimento di Scienze Umanistiche che ho l'onore di dirigere. Mi devo associare, lo faccio volentieri, a quanto è stato detto dall'assessore Liganto, dal professore Violetti. Si tratta di un momento estremamente importante perché riflette un movimento che abbiamo innescato da un po' di tempo, che ci porta a una confluenza produttiva tra istituzioni nel tentativo di recuperare la grande tradizione che certamente possediamo. Il momento non è facile e proprio per questo questo tipo di sforzo va apprezzato ancora di più e per questo io devo ringraziare la professoressa Gabriella Alfieri, la Fondazione Verga, l'Istituto per la Cultura Siciliana e naturalmente l'illustre ospite, il professore Barbaro, che apre questo ciclo di seminari perché si tratta di un segnale estremamente importante che va appunto sottolineato e continuato. Abbiamo cominciato come università, come dipartimento, in collaborazione col Comune, con l'assessore, a portare avanti una serie di iniziative di questo tipo che sono particolarmente importanti per noi. Dico anche con una punta di orgoglio, posso dirlo perché non sono un letterato, che il nostro dipartimento, le ex facoltà, hanno una grande tradizione letteraria e linguistica e questi sono momenti che contribuiscono a continuare questa tradizione, a rafforzarla ancora di più e questo è il nostro impegno, l'impegno del dipartimento e quello mio. Per questo ringrazio per questa iniziativa e faccio i miei migliori auguri di buon lavoro. Grazie. Ora tocca a me, ma sarò telegrafica perché ci sono ancora altri due o tre saluti importanti, ma avremo modo poi di approfondire in altre occasioni il senso di questa iniziativa. Qui mi limito a dire che i destinatari naturalmente sono gli studenti, come si vede, ma sono anche gli insegnanti. Questa iniziativa è destinata ampiamente anche al mondo della scuola. Io mi auguro che nelle future occasioni ci saranno anche molti insegnanti perché è legata anche a tutta un'attività che la Fondazione Verde, il Centro Studi Filologici e Linguistici Siciliani stanno intraprendendo per divulgare in maniera appropriata le modalità di attuazione della legge regionale sulla divulgazione del patrimonio linguistico, storico e letterario isolano nelle scuole. Quindi questa prospettiva sana, diciamo così, non localistica e non campanilistica, sicuramente l'approccio più giusto. Ci auguriamo appunto che gli insegnanti in futuro intervengano numerosi. Una parola soltanto per il felice incontro con il professor Luigi Maiolino e con l'Istituto per la Cultura Siciliana che è in una fase di rilancio, di rinnovamento e quindi abbiamo
come dire, concretizzato la nostra amicizia e la passione umanistica del professor Baiolino, che è un medico ma di grande cultura umanistica, per far convergere a partire da questi due enti le nostre idee, le nostre aspirazioni e progettare questo corso, questo ciclo di seminari che saranno, che avranno un ordine cronologico nel, dipanando così la storia linguistica della Sicilia, intesa però come storia esterna, storia interna della lingua, quindi come veicolo della, dello sviluppo, dell'evoluzione etnica, etica, culturale in genere dell'isola e tutte le sue esplicazioni. Le nostre iniziative saranno come la corte di Federico II, saranno itineranti, questa, in questa sede così prestigiosa sicuramente faremo altri incontri, ma il prossimo sarà il 5 dicembre, verrà il professor Rosario Pino Coluccia dell'Università di Lecce e finite le lauree dovremmo avere i nostri, le nostre aule magne, il coro di notte liberi nel monastero dei Benedettini, quindi il secondo incontro si svolgerà lì e poi via via naturalmente passeremo anche dalla Fondazione Verga. Io non dico altro, do la parola al professor Luigi Maiolino che illustrerà il punto di vista dell'Istituto per la Cultura Siciliana. Sentito buonasera a tutti voi che siete convenuti e per aderire a questa iniziativa che ci vede tutti partecipi. Prima tra tutto, e poi passerò al mio prevedere, ricorre l'obbligo di portare in saluto il mio direttore, del professore Serra, che essendo presidente della società italiana di autonomia linguistica è trattenuto in altra sede per motivi istituzionali e scientifici. Ringrazio prima per tutti e consentitemi, ma viene dal cuore, il cuore è difficilmente limitabile, la professoressa Alfieri, perché mi ha coinvolto in un'avventura, se così possiamo dire, senza tempo. Mi ha coinvolto e mi ha anche travolto, perché, e per voi dirò anche perché, è qualcosa che ha preso tutto il mio essere senza che quest'essere possa essere controllato dalla ragione, bensì dai sentimenti. E non posso che portare il mio saluto più deferente e il mio più sentito ringraziamento al professore Vacco. Carissimo professore, fare la sua conoscenza è stata come una sorta di attesa a parto, nel senso che non vedevo l'ora che si giungesse a dunque. E in questo periodo, sa che cosa mi è sovvenuto alla mente? Ciò che Arthur Schopenhauer disse in parecchia paralimopena, facendo la differenza per quanto riguarda la grandezza degli uomini tra la grandezza spirituale e la grandezza fisica di un uomo. Perché sappiamo che allontanandoci dalla persona che è grande fisicamente, questa si rimpicciolisce. Allontanandoci dalla persona che invece è grande spiritualmente nella sua essenza, questa figura si ingigantisce. E in questo momento, mentre attendevo, mi sovveniva, sa che cosa, un altro pensiero, la prefazione dell'Elogio della follia di Erasmo da Rotterdam, dove Erasmo, che cosa diceva? Ha dedicato questa sua, questo vergare, questo elogiare la follia a Tommaso Moro, come lei ben sa, ma proprio la lontananza da Tommaso Moro, con cui lui aveva vissuto dei momenti di passione filosofico-letteraria, che lo convinse proprio a descrivere queste note. Per cui questa sua grandezza culturale e spirituale e induzione per l'appunto ad una felicità, a quella che noi abbiamo definito con Gabriele Alfieri quest'oggi festa della cultura. Però devo dire anche un'altra cosa che è particolarmente importante a cui io ci tengo, che questa norma della lontananza fisica per me non è valida. Sa perché, caro professore? Lei è grande culturalmente e grande spiritualmente, ma sono io che sono chierico senza voto. Come mi sono sempre definito, non faccio parte di questo mondo, così dopo avuto e colto, però, e quindi non potendo puntare su quelle che sono le caratteristiche degli ordini e le qualità degli ordini superiori, essendo un chierico senza voti, cosa devo fare? Ho bisogno delle facoltà sensoriali, di vederla e di sentirla, della vista dell'udito, ma sono anche medico,
ma la recettorietà sensoriale pure mera non mi serve. Ho bisogno che questa recettorietà sensoriale mi servono da veicolazione per che cosa? Per il sentimento, per far sì che questi sensi, sentirla e vederla, possano suscitare dei moti dell'animo, delle vibrazioni del cuore, delle vere e proprie palpitazioni. E sempre pensando alla sua venuta, sa che cosa mi veniva in mente? Una persona che ha sempre suscitato, penso, la comprensione per la sua saggezza e la sua profonda conoscenza dell'uomo, una cogitazione di Norberto Bobbio. Che cosa diceva Bobbio, come lei pensava? Che l'uomo di cultura, piuttosto che dare certezze, oggi più che mai deve seminare dei dubbi. Quindi noi aspettiamo che lei ci illuda dei dubbi, carissimo professore Barbaro, ma da questi dubbi, da questo suo dire, dal suo verbo non ci prendiamo. Anche perché questo suo verbo, questo suo dire, da che cosa è passato? È passato da un finissimo setaccio. E il suo finissimo setaccio è stato uno studio attento, puntuale, indefesso, notevolmente coltivato, senza limiti di tempo, senza limiti di età, senza, diciamo, nessuna defaianza né fisica né mentale. Bene, quindi che cosa potremmo dire a questo punto? Che dovremmo andare a confutare la frase che Schiller e Memminisse, perché non è solamente questo, perché come diceva appunto Seneca nella lettera a Lucilio, sì, è vero che ricordare, ma soprattutto importante è sapere. Ma sapere in che senso? Questo sapere, questa infinità di nozioni quale a lei competono, è come un coacervo che viene a convogliarsi in un distillatore intimo che è suo, che è proprio, e questo distillatore fa sì che la semplice, chiamiamola conoscenza, diventi saggezza. Quindi sapio come essere saggio. E lo sa perché è saggio? Perché all'interno di lei, so queste cose che ho avuto modo di leggere, di lei, caro professore Barbaro, ha coltivato un virgulto sin dall'età più remota, che è il virgulto della conoscenza. Ha fatto sì che questo virgulto diventasse un fusto particolarmente solido, fusto che serve al lungo viandante, amante della cultura, come motivo di appoggio. Ma non c'è solamente questo fusto, c'è anche l'opera che le fronde della saggezza parlano per appunto ancora da quest'altro, andando a vedere su che cosa, questo, sulle feste antiche della conoscenza. Non ci resta che riflettere con un grande che è morto qualche giorno fa, un grande cappuccino, padre Ignazio da Lagnaia, che ebbe a dire in una delle sue bellissime preghiere accurate, cordiali in quanto nascevano dal cuore, è arrivato il momento di far tacere la mente. È arrivato il momento di abbandonarci, di far cadere le braccia e abbandonarci come bambini. Quindi facciamo tacere la mente e abbandoniamoci alle sue parole, professore Barbaro. Grazie. Io, prima di passare la parola alla professoressa Spampinato, che è stata ordinata di filologia romanza all'Università di Catania, allieva del professore Barbaro a Napoli, quindi ce lo presenterà anche con passione sicuramente, è componente del Consiglio Scientifico della Fondazione Verga ed è vicepresidente del Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, che appunto lei rappresenta qui a Catania. Vorrei fare due saluti, la dottoressa, vorrei salutare qui lo staff della Fondazione Verga, la dottoressa dell'Eleanza, la signora Teresa Scibetta, dottoressa dell'Eleanza del nostro funzionario amministrativo, e la signora Scibetta che è la contrattista che si occupa della funzionalità dell'ente. E vorrei chiamare qui una persona che è sicuramente molto rappresentativa per tutti noi. È uno dei discendenti di Giovanni Verga, l'ingegner Giampaolo Morgano, che si è avvicinato alla Fondazione Verga e che è un valente informatico, ingegnere informatico, e sta predisponendo per noi, del tutto gratuitamente, un sito della Fondazione che non riesco a trovare aggettivi, ma lo vedrete tra poche settimane. Vorrei semplicemente che lui testimoniasse oggi qui la sua.
Grazie, per me è un onore, ringrazio per questo il professor Salcheri, la Fondazione Verga, poter portare il saluto della famiglia Verga a tutti quanti si impegnano e offrono un importantissimo contributo sugli studi sia dello settore che in generale. Quindi vi ringrazio e vi ringrazio sia da pronipote ma anche da studente di questa università quale sono stato e anche da cittadino catanese quale fieramente sono, perché iniziative come queste sicuramente servono alla nostra città ed è veramente una gioia potervi assistere e partecipare. Grazie. Ho il piacere e l'onore di presentare il professor Alfredo Barbaro. Avrei bisogno almeno di un triduo per poter dire tutte le cose che ha fatto le calce, quindi io sarò invece molto più rapida e schematica perché in realtà vogliamo sentire lui parlare. Il professore Barbaro è nato a Palermo dove si è laureato in lettere proprio con una tesi in filologia romana, dopo studi di perfezionamento presso la scuola normale superiore di Pisa, poi l'Università di Barcellona, Zurigo, e dal 1965 è stato professore ordinario di filologia romanza presso la facoltà di lettere proprio dell'Università Napoletana. Lì ha ricoperto cariche importanti, direttore di dipartimento, protettore, consigliere del consiglio di amministrazione, membro del senato accademico. Dal 2004 poi è stato distaccato presso l'Istituto Italiano di Scienze Umane Firenze-Napoli. E oltre alla partecipazione a numerosissimi congressi, a singole conferenze e lezioni in numerose università europee e americane, ha insegnato percorsi annuali all'Università di Zurigo, della California, sia a Berkeley che a Los Angeles, a Heidelberg, e nell'Università di Liegi, e socio dell'Accademia dei Lincei, dell'Accademia della Crusca, della Real Academia de Buenas Letras di Barcellona, socio dell'Heidelberg Academy di Wissenschaften, Honorary Senior Research Fellow dell'Institute of Roman Studies dell'Università di Londra e Senior Fellow del Watson College di Cambridge, pertanto membro dell'Università di Cambridge. Ha organizzato una serie di congressi, alcuni dove ho partecipato e ricordo la splendida organizzazione di Linguistica e Filologia Romanda, della Società di Linguistica Italiana, della Société Wenceslas. Ha ricevuto svariate lauree honoris causa e nel 98 il Presidente della Repubblica ha conferito il Premio Nazionale Presidente della Repubblica su designazione della classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche dell'Accademia dei Lincei. È stato presidente di importanti società scientifiche come appunto la Société di Linguistique Romande, la Société Wenceslas, le Fiude des Epopées Romanes, della Società Italiana di Filologia Romanda, del Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani. Ha fondato e diretto la rivista Medioevo Romano e la collana romanica neapolitana e nel corso della sua intensa attività docente e studiosa ha indagato con rigore metodologico e un'originalità critica fuori del comune le tradizioni linguistiche e letterarie del mondo romano, soprattutto di età medievale, anche se non mancano nella sua produzione edizioni di autori novecenteschi, ne ricordo una per esempio il teatro in dialetto di Luigi Pirandello che ha curato per i Meridiani Mondadori. Quindi le sue pubblicazioni riguardano tutti i settori della linguistica e della letteratura romanza, dalla letteratura medievale al provenzale antico, al francese antico, allo spagnolo antico, al complesso delle letterature romanze, alla linguistica romanza e in particolare si è occupato dell'etimologia siciliana compiendo da solo un'opera straordinaria che è quella del vocabolario etimologico siciliano che ora arriverà a compimento.
e un'attività che rappresenta la pluralità di interessi del filologo e che traccia veramente l'itinerario intellettuale di uno dei maggiori filologi contemporanei. Un itinerario di grande ricchezza e vivacità che spazia dalla genesi appunto delle lingue romanze alla storia linguistica, a tutte le aree, ma che soprattutto si interessa dei problemi di critica del testo, del lavoro del copista, del concetto stesso di autore di un testo medievale, il tutto caratterizzato da una continua attenzione al contesto, cioè alla storia sociale e culturale del tempo e dell'ambiente in cui i testi vengono prodotti e utilizzati. E Alberto Barbaro ha scelto da sempre di rifarsi a una definizione della filologia assai ampia, quella che considera problematico qualsiasi aspetto di qualsiasi testo orale o scritto e fa di questa problematicità l'oggetto della disciplina. E la sua passione per la filologia, che percorre e trama tutta la sua produzione di studioso, è espressa bene in un volume che si chiama Prima lezione di filologia, edito dalla Terza, di cui voglio citare a conclusione della presentazione, ripeto, una presentazione necessariamente stringatissima perché sarebbe stato assai complicato nominare tutte e citare tutti i titoli di Alberto Barbaro, e una citazione che dice: i problemi posti dal testo, da qualsiasi testo, sono numerosissimi e spesso di difficile soluzione, ma affrontarli è fra le sfide più appassionanti che ci si presentano ogni giorno, e le risposte che i testi danno alle nostre domande sono inesauribili. E straordinaria è stata la sua capacità di infondere tale passione nella pratica del suo insegnamento. Per mia esperienza so che si può essere ottimi studiosi ma docenti poco efficaci. Alberto Barbaro è stato eccellente su tutti e due i versanti. E questo non lo dico per sentito dire, ma perché ho avuto l'onore e il piacere di essere sua allieva e se ho praticato per 42 anni la filologia romana con dedizione ed entusiasmo, è stato proprio grazie al suo esempio e al suo insegnamento. Cosa di cui sono immensamente grata, e l'ho detto anche che l'anno prossimo saranno 50 anni che ci conosciamo. Diamo la parola al professore Barbaro. Grazie. E cosa volete che si risponda dopo tanti elogi? Dopotutto elogi di questo tipo si fanno di solito ai defunti, che hanno il vantaggio di non dover fatto a uno che sopravvive così, ma insomma è ancora qua. La questione lo mette in profondo imbarazzo. Io ringrazio tutti, compresi voi che avete sentito tutte queste parole. E passo direttamente in argomento, anche perché ho l'orologio davanti e non vorrei fare mezzanotte. Dunque, io partirei proprio da uno spunto che mi ha dato il professor Merlin, cioè il dubbio. E nel tema che mi è stato proposto questa sera c'è un margine, cioè il rapporto storia-lingua. C'è un margine di dubbio di cui poco si parla, ma che mi pare sia significativo. E coloro che si occupano di storia della lingua come me non sempre si rendono conto che gli storici senza aggettivi sono totalmente disinteressati al loro lavoro e non ritengono che gli storici della lingua siano veramente degli storici, sono dei linguisti con un'etichetta un po' sbagliata. E non mi pare infondata questa considerazione e dovrebbe essere oggetto di riflessione. Quindi qualche brevissima considerazione prima di venire al caso siciliano.
Io credo che la diffidenza o la serena ignoranza da parte degli storici di quello che fanno gli storici della lingua non sia priva di fondamento. Le ragioni sarebbero troppo complesse per analizzare rapidamente, ma ce n'è una che mi pare opportuno dire. Gli storici, la linguistica come scienza è nata nell'Ottocento soprattutto in riferimento all'Indo europeo. L'Indo europeo nessuno l'ha mai visto scritto né sentito parlare, cioè è una lingua puramente ipotetica e quindi è oggetto di una ricostruzione ragionata naturalmente, metodologicamente solida, però del tutto astratta. A questo punto qualcuno di voi avrebbe potuto pensare che la linguistica è nata sulle lingue vive. Niente affatto, è nata non solo sulle lingue morte, ma addirittura sulle lingue stramorte di cui non c'era traccia e non c'era neanche il nome, cioè indoeuropeo, un'etichetta degli studiosi. Questo ha dato agli studi linguistici una tendenza alla ricostruzione astratta che chiaramente non può essere considerata significativa dagli storici in senso stretto, i quali sono abituati a maneggiare realtà più o meno sensibili. Certo, gli studiosi di preistoria si devono contentare di cocci, pietre, eccetera, ma perlomeno sono cocci e pietre sensibili, palpabili. La lingua, sì, noi sappiamo molto nella ricostruzione dell'indoeuropeo, ma è un'illusione pensare che sappiamo come parlassero questi indoeuropei. Sappiamo astrazione. Questa tendenza alla ricostruzione astratta è rimasta intrinseca alla linguistica, perfino quando la linguistica si occupa di cose più recenti, cioè che ricadono nell'ambito della storia, con delle ipotesi che spesso sono chiaramente inaccettabili per uno storico. Vi faccio un esempio, io tendo al paradossale e quindi vi dico subito che l'esempio sarà al limite della inaccettabilità, ma insomma così si capisce meglio. I romanisti, cioè gli studiosi di linguistica romanza, si sono chiesti come si sia creata l'articolazione del mondo neolatino in una serie di lingue con caratteri differenti. Uno di questi caratteri differenziali è la conservazione della S finale di parola, che aveva funzione morfologica, che in italiano non c'è, mentre c'è nelle lingue di tipo francese o della penisola iberica e c'è anche in Sardegna. A questo punto, studiosi di primissimo ordine hanno proposto la tesi che è stata sostanzialmente ripetuta nei manuali, che le lingue che hanno conservato la S sono la prova che in queste regioni il latino è stato introdotto, come si dice, dall'alto, cioè attraverso la scuola, attraverso l'educazione. Ora, nessuno sembra essersi reso conto che è un po' singolare pensare che i pastori barbaricini dell'epoca romana prendessero la mattina le tavolette cerate e lo stilo per andare a scuola, quando poi non ci sono andati più per secoli a scuola, fra l'altro. Evidentemente gli era passata quella che avevano avuto allora. Cioè è chiaramente una spiegazione assurda. Ed è chiaro che nessuno storico serio ripete che la Sardegna è stata latinizzata dalla scuola, perché la Sardegna era ancora più chiusa e regredita di quanto non si è ricordato. Ora, ragionamenti di questo tipo, puramente basati su deduzioni senza nessuna base storica, sono più frequenti che io mi rendo conto che
professor Giannizzo, per esempio, direbbe, ma che fa Babià? Non posso prendere in considerazione questo discorso. Un altro aspetto che riguarda la Sicilia. I linguisti, spesso, non sempre, parlano come se il cambio di lingua implicasse automaticamente il cambio di popolazione, dimenticandosi che tutti noi siamo testimoni del cambio di lingua nella stessa popolazione. E probabilmente il 98-99% dei presenti, me compreso, appartiene a famiglie che hanno parlato il dialetto e poi sono passate all'italiano, e probabilmente dietro il dialetto chissà che cosa c'era prima, ma non per questo sono stati messi al muro gli antenati e sostituiti da nuove popolazioni. Cioè, chiaramente esistono gli accostamenti di popolazione, ma per esempio l'intricatissima storia linguistica della Sicilia non implica necessariamente, automaticamente, un fattore demografico radicale. Cioè, per fare un esempio, ora avvicinandoci ad argomenti più siciliani, l'arabizzazione prima e la dearabizzazione poi della Sicilia non necessariamente significa che tutte le persone o gran parte degli abitanti precedenti la conquista araba siano stati passati a fil di spada o cacciati da qualche parte, né il contrario. Cioè, la maggior parte della popolazione è rimasta dove era semplicemente cambiando modo di parlare, cosa frequentissima, a dire la verità. Basta appunto dare un'occhiata alla nostra storia, se volete esempi più vistosi, prendete gli Stati Uniti d'America. Praticamente gran parte della popolazione ha cambiato lingua nel corso delle ultime generazioni. Questo, naturalmente, la scarsa considerazione di questo elemento rende ancora più irrealistico certi aspetti della storia linguistica. Su queste ragioni di dubbio, che poi diventano motivazioni di prudenza nel lavoro scientifico, e naturalmente mi tocca passare alla situazione siciliana. Tutti voi sapete, ed è stato implicito in discorsi che sono stati fatti qua oggi, che la Sicilia è una storia complicata assai, se non altro per la sua posizione geografica e per il peso strategico dell'isola. E quindi il cambiamento di lingua, forse per decimazione della popolazione e immigrazione, forse per altre ragioni meno sanguinarie, è stato normalissimo nel nostro paese. Questo significa che la storia è molto complessa. Storia complessa, è stato detto, che coinvolge tutta la zona del Mediterraneo, tutta l'area del Mediterraneo e anche fuori del Mediterraneo, come in qualche caso vedremo, significa che per lavorare su questi temi bisogna avere una competenza anche su tutte le altre storie linguistiche e non linguistiche delle aree che sono state coinvolte dalla Sicilia. Per esempio, un esempio, fino a non molti decenni fa è stato confuso, se non trascurato, l'apporto dei catalani, pur sapendosi benissimo che la dominazione aragonese, concretamente era una dominazione catalana, l'aragonese è linguisticamente nettamente diverso dal catalano, e il catalano è stato a lungo confuso con lo spagnolo, si faceva un pastone. Qualcuno sapeva bene che era diverso, per esempio Corrado Avorio non fa errori di questo genere, ma molte persone parlano di catalano e spagnolo come se fosse la stessa cosa. Ovviamente non è la stessa cosa, e per studiare sia dal punto di vista linguistico, sia il rapporto con il castigliano, sia il rapporto con il catalano, bisogna avere una conoscenza non solo delle due lingue, ma di tutta una problematica scientifica di queste due lingue, e così via. Praticamente è impossibile che uno studioso abbia tutte queste competenze, perché
una parte sono di lingue romanze, come quelle convenzionali, ma l'arabo non è una lingua romanza, e il greco non è una lingua romanza, e così via. Non è facile che un probabilmente io non saprei nominare nessuno oggi, e pochissime persone nel passato, che abbiano una competenza adeguata in tutte queste lingue. Quindi ognuno di noi zoppica da qualche parte. L'importante è sapere da che parte zoppica, in modo da sapere di che cosa ci possiamo fidare e di che cosa no. Viceversa, una caratteristica della Sicilia, differente da quella per esempio della Corsica, che è completamente diversa, è che ha una lunghissima tradizione che risale al Medioevo, in studi lessicali, grammaticali, eccetera. Questo è un vantaggio senza dubbio. Per esempio, non è una cosa trascurabile che il primo rudimentale ma prezioso lessico siciliano sia del 1348. Non sono molte le parlate, romanze e non romanze, che hanno lessici così antichi. Però l'esistenza di una tradizione di questo genere pone dei vincoli. Per esempio, un vincolo è stato fino a epoca recentissima che grammatiche e vocabolari, cioè, sono state normalmente grammatiche e vocabolari del siciliano. Questo vi può sembrare ovvio, ma in gran parte degli altri paesi sono grammatiche di Milano o di Cremona o di singoli paesi. Qua si è fatto quasi sempre, fino a epoca recente, non oggi per fortuna, ma praticamente i primi vocabolari che sono stati vocabolari di singole aree sono di pochi decenni fa. Naturalmente il vocabolario siciliano fatto proprio qui a Catania è un vocabolario della Sicilia, ma distinguendo tutte le varie località. Ma prima di questo non c'era niente, e si è cominciato con quello di Pantelleria di Tropea, quello di Vittoria di Consolino, ma sono cose recentissime. A questo punto è stata inevitabile, nei secoli passati, la tendenza a un siciliano unitario, che poi finiva per essere la lingua della letteratura in Sicilia. Bellissima cosa, ma la letteratura in siciliano per lo più è stata poesia lirica estremamente elaborata, selezionata, con una lingua limitatissima, tutto sommato. E come in studi di parecchio tempo fa ho potuto mostrare, ma è una cosa evidente, per esempio i lessicografi, persone di notevole peso, non si sono mai curati, fino a epoca recente, del lessico dell'artigianato, del lessico del commercio, un poco, pochissimo del lessico dell'agricoltura, perché erano in genere proprietari del rieti, ma che se ne stavano a casa loro e non sapevano affatto come si coltivasse la terra. Men che meno di quello della pastorizia, perché anche quando andavano nelle loro terre, certo, non andavano seguendo le greggi di pecore per vedere come si mungevano, ecco, o si tosavano. Quindi tutti questi aspetti essenziali della vita del popolo siciliano e della sua lingua non esistevano praticamente proprio. Addirittura è stata la tradizione linguistica dallo svizzero degli anni 20-30 del secolo scorso, cioè meno di 100 anni fa, a cominciare a registrare come si diceva di mungere le mucche, di portare dal pascolo e così via, e che nessuno se ne era occupato. Ora, questi difetti di partenza non si sanno facilmente, perché noi non abbiamo seria difficoltà a documentare per le fasi antiche. Noi possiamo documentare benissimo il lessico dell'amore, letterario perlomeno, ma non possiamo documentare affatto il lessico della pastorizia, perché nessuno ce ne parla e quindi non sappiamo proprio come si. Questo per farmi capire. Ora, io non risalirò a epoche antichissime e vi farò solo alcuni esempi da accenni, cercando di legare appunto argomenti linguistici con argomenti storici.
che la Sicilia sia stata largamente arabizzata durante il periodo non lungo poi della dominazione islamica, non c'è dubbio, perché la toponimia minore di tutta l'isola, più o meno, è fortissimamente arabizzata, cioè i nomi delle grandi città proprio rimasero, sia pure con modifiche eccetera, ma i casali e le fattorie eccetera hanno larghissima maggioranza denominazioni arabe, quindi ci deve essere stata una penetrazione notevole. Questo, ripeto, non significa che i siciliani del periodo bizantino si dovettero imbarcare su peschereccio e gommoni per andare verso Lampedusa dall'altra parte e cercare di farsi accettare in qualche centro di accoglienza bizantino o africano. Significa però che la maggior parte della gente si abituò a parlare arabo. Non è detto che non succeda lo stesso fra qualche tempo, a forza di barconi e pescherecci, che sembrano un numero incredibile. Io non riesco a spiegarmi com'è che ci sono sempre nuovi pescherecci, ma non li affondano mai. Ogni tanto si affondano da sé, ma comunque questo non c'entra con la sorellina. Torniamo all'argomento che ci interessa. Allora, il greco senza dubbio sopravvisse, di questo c'è documentazione sicura. Uno dei problemi invece, che di solito ha risposta negativa, è quello se sia sopravvissuto il compilatore del latino, di cui non c'è nessuna prova sicura. Qua io sono convinto da tempo e cerco di difendere l'ipotesi che invece ci fosse un neolatino della Sicilia, che il fatto che non ne abbiamo nessuna prova diretta sia solo conseguenza del fatto che lo status sociale di questa parlata era diventato infimo, cioè le classi superiori parlavano tutti arabo o greco se erano cristiani, e il latino era proprio la lingua dei contadini, dei pastori eccetera. Nella penisola balcanica è successo lo stesso, quindi il fenomeno non è che sarebbe così strano. È difficile documentarlo e è troppo complicato spiegarvi che argomenti si possono usare. Invece è più semplice parlare un minuto di che cosa accade con l'arrivo dei normanni. Premetto che i normanni, come i loro predecessori e i loro successori, non hanno mai una politica linguistica. Ma voi pensate che Ruggero si sedesse a tavolo e dicesse: i miei sudditi devono parlare questa lingua? Non gliene fregava niente. Normanni arrivano in Sicilia e comincia la rilatinizzazione o riromanizzazione della lingua. Come avvenga? Senza nessuna spinta, che era semmai, ma non così forte, sul lato religioso, ma non su quello linguistico, nulla vietava di diventare cristiani continuando a parlare arabo, come è accaduto a Malta, per esempio. Non era affatto una cosa esclusa. E alcuni storici, alcuni decenni fa francesi, sono arrivati alla conclusione che i normanni in Sicilia erano quattro gatti. E c'è stata una tendenza generale a dire che questi gruppi che prendevano il potere nel Medioevo, nelle varie regioni, erano gruppi esigui, tutto sommato. E sta soprattutto uno storico francese a dire la verità, storico del diritto, cioè Ménager, a scrivere per dire che in effetti in Sicilia normalmente ce ne è arrivato pochissimo. A questo punto lo storico della lingua si può meravigliare, perché com'è possibile che il dialetto siciliano avesse ed abbia spesso ancora numerosissime parole di origine normanna? Se i normanni erano venuti quattro gatti, dice, non che erano quattro gatti l'esercito, l'esercito però di normanno ci aveva l'etichetta, ecco, poche persone, e poi erano persone raccoglitici, le persone raccoglitici c'erano certamente.
Ma appunto io tentai di dimostrare in un libro, in un articolo a parte in Francia allora, che non poteva essere così, a meno che non si pensasse che i numerosi normannismi del siciliano fossero dovuti alla frequentazione di scuole di lingua che era molto improbabile che fossero esistiti a quei tempi e che avessero avuto tanto successo. E perché? Ma intanto, ecco, c'è un elemento singolare. Pressoché negli stessi anni della conquista dell'Italia meridionale della Sicilia, i normanni hanno conquistato l'Inghilterra e hanno introdotto in Inghilterra la loro lingua. L'inglese è una lingua e si è salvata per miracolo, stava per morire tutto sommato. Ora, sono numerose le parole che sono identiche o analoghe in Inghilterra e in Sicilia e nel Medioevo. Un paio di esempi tanto per capire. Bacchio, il cortile delle fattorie, è cioè il corrispondente in Inghilterra bene che è il cortile del castello medievale. I castelli inglesi sono castelli del tipo che si chiama Molten Bailey, e Molten è la stessa parola di motta che qua attorno ha dato fuoco a alcuni topi. Questa è una parola, la parola Bailey. È una parola che può essere venuta con quattro cavalieri aristocratici, però in Sicilia si è radicata tanto che non ha indicato più il cortile del castello, ha indicato il cortile della fattoria, cioè è scesa nel lusso a un ambiente molto più basso. C'è qualche parola di questo tipo che è stata solo nell'ambiente basso. Crocco, per esempio. C'è il corrispondente nel latino d'Inghilterra, nel francese d'Inghilterra, eccetera, crocco, il gancio. Ora questa non è una parola del conte Ruggero, è una parola di qualsiasi artigiano e così, qualsiasi persona che lavora in una casa. Queste parole sono assate. Questo deve spiegarsi come. Col fatto che nel Medioevo, quando arrivava il barone X, mica arrivava il barone X solo, arrivava il barone X con 20 persone dietro che gli facevano i servitori. Questi servitori erano del suo paese, quindi dire che sono arrivate poche famiglie normande non significa dare un numero, perché il numero va moltiplicato assai. E in effetti l'influsso c'è stato e profondo. Ora, questo discorso si può allungare e generalizzare anche in altri casi. L'attenzione alle situazioni concrete, per esempio, ci sono numerosi ispanismi. Ci sono stati più tardi, quando la Sicilia è stata spagnola. Questi ispanismi sono di un tipo completamente diverso, lo erano già allora e lo sono rimasti quando sono rimasti. Cioè riguardano per esempio l'abbigliamento, la moda. E in effetti, siccome la moda è un poco cambiata, oggi se incontrassimo per strada una persona vestita come nel 600, malgrado il fatto che ognuno si vesse come vuole, qualche sorpresa immagino che ci sarebbe. Non si sono più usati questi tipi di abbigliamenti, le parole sono scomparse. E l'alimentazione è cambiata moltissimo, però a differenza dell'abbigliamento, dove ogni tipo di abbigliamento ha una parola che lo caratterizza, nell'alimentazione può succedere che la stessa parola ricopra delle preparazioni alimentari che sono molto diverse nello spazio e nel tempo. Nello spazio si vede le ricerche dei dialettologi palermitani hanno mostrato che lo stesso nome di dolce può essere corrispondente a cose diverse. Non vi devo dire io che i cantoni palermitani e quelli catanesi non sono proprio la stessa cosa. Lasciamo perdere quali sono i migliori, ma non sono la stessa, perché non ci potremmo mettere d'accordo, però non sono.
e nulla esclude. Dunque, ma ci rendiamo conto che per tutto il mondo Cassata e gelato non è il dolce. Quindi se voi domandate in un paese straniero una cassata, quelli vi portano una fetta di gelato. Allora lo stesso nome ricopre due cose che piuttosto distinte sono, ma sono l'una l'evoluzione dell'altra. Ora, non è mica tanto facile fare la storia dell'abbigliamento e dell'alimentazione, anche se non è impossibile perché qui fonti ce ne possono essere. Vediamo altri punti problematici. Ma il siciliano passa anche nei manuali per un dialetto molto compatto. Poi le ricerche più recenti, anche il vocabolario siciliano di Ticino e di Giovanni, ha mostrato che non è poi un dialetto così compatto e omogeneo. Però, ecco, c'è una cosa singolare. L'omogeneità tra le grandi città della costa, a cominciare da Palermo, Catania e Messina, è molto maggiore che quella per l'intero. Quindi non è la distanza geografica di per sé a determinare la distanza linguistica. Leggevo giorni fa un recentissimo libro di Camilleri in cui Camilleri dice che un agrigentino molte volte non capisce il catanese. Mi meraviglia assai perché veramente dopo che lui ci fa impone di capire la sua lingua, dire che lui non capisce il catanese mi sembra una cosa un poco eccessiva. Viceversa mi rendo conto che ci sono parlate, per esempio, delle Madonie, dei Nebridi, che sono effettivamente problematiche, a parte quelle gauloitane. Quindi una situazione, mentre in altri paesi, per esempio la Francia che ha avuto il centro sempre nella zona parigina, la distanza da Parigi è un indizio di differenza linguistica, viceversa in Sicilia nessuno ha mai potuto calcolare la distanza da Enna come un elemento che si riflette nella lingua. Allora, questo per dire che è importantissimo tenere conto nella storia linguistica della struttura della comunicazione. Le comunicazioni in Sicilia fino a tempi recenti erano via mare, più che più. I miei nonni, che avevano degli interessi presso Selinunte, quando da Palermo dovevano andare là, ci andavano per mare, non ci andavano mica per terra. Il viaggio del Gattopardo era una cosa che si poteva fare una volta all'anno, ma con notevole difficoltà, ed era più o meno simile a quello dei miei nonni. Questo per quanto riguarda questa configurazione eccentrica. Altro problema, il siciliano è un dialetto stabile. Questo molte persone lo danno per scontato, cioè tornando a quello che dicevo poco fa, dice perché Federico II doveva parlare differentemente dal presidente Crocetta, tanto sempre lo stesso dialetto. Invece questo è senza dubbio fatto. Il siciliano è cambiato assai, specialmente alla fine del Medioevo, per esempio. E questi cambiamenti non sono avvenuti dovunque e ugualmente in tutta l'isola. E c'è qualche zona che ha accelerato, per esempio la contea di Monica, dove il siciliano è cambiato non poco rispetto a quello del resto dell'isola. Mentre l'agrigentino, perciò Camilleri non si dà capezza, è più conservatore di altri dialetti. Tutto questo dovrebbe essere indagato storicamente con una connessione con la storia reale e demografica. Ora, questo insomma non è stato ancora fatto, quindi il lavoro da fare è ancora parecchio, c'è molto da spiegare. Oggi sembra abbastanza sicuro che il sistema vocalico siciliano solo con cinque vocali non sia un arcaismo ma sia un'innovazione medievale, e quindi io, Franco Fanciullo e altri abbiamo indicato che ci sono nella
documentazione medievale tracce di un sistema a sette vocali, cioè lo stesso del resto del mondo romanzo. Questa sarebbe una variazione importante. Ancora, nessuno sembra essersi posto il problema di come e perché la Calabria meridionale parla sostanzialmente in dialetto siciliano. Si dice di solito calabrese, trentino, eccetera, ma è uguale a quello dall'altra parte. Allora il problema è un'eguaglianza originale, cioè sono i dialetti di tipo più interno della penisola che hanno mano a mano eroso un'area di tipo siciliano, o è il contrario. Quindi di nuovo c'è qualche argomento demografico, perché ci sono prove, le conosce, le ricorderà molto meglio il professor Giarrizzo che non io, del fatto che gli stagionali in Sicilia, per la mietitura, per la vendemmia, eccetera, venivano spesso in massa dalla Calabria. Questo spiega alcune cose, ma insomma sarebbe un problema quello di sapere se il siciliano è solo siciliano, è un residuo siciliano. Concludo, mi avvio alla conclusione, con un esempio di cui parlerò un poco più a lungo, della complessità di questi studi. È stato detto che io sto finendo, in realtà ho finito, un vocabolario etimologico siciliano, che spero sarà nelle librerie l'anno prossimo. È un vocabolario selettivo, per carità, non include tutte le parole del siciliano, ma una buona. Ho fatto anche una voce mafia. Questa voce mafia mi ha riservato delle sorprese. Perché? Per chi non se lo ricorda o non lo sa, la voce mafia è attestata tardi, cioè si considerava che la prima attestazione era sostanzialmente il vocabolario di Traina, quindi alcuni anni dopo l'unità. Recentemente il professor Sprovi si è accorto che c'è mafia in un libro a Lucca qualche anno prima, ma sempre dopo il 60. Veramente stranissimo che la parola appaia a Lucca invece che a Palermo. Comunque, la voce comune dice origine araba, ma mal sicura, in effetti totalmente mal sicura. Però, dunque, nessuno ha dato peso al fatto che una persona tutt'altro che trascurabile come Giuseppe Pitrelli, il grande aveva scritto contro la criminalizzazione della parola mafia, dicendo: nel mio quartiere, cioè il borgo di Palermo, la piazza Politeama e Luciardone, guarda caso, mafia significava, già quando ero giovane, cioè prima dell'unità, significava una cosa ben fatta, aveva dei valori positivi. Il risultato è stato che nel caso migliore i successivi critici hanno detto Pitre era ribadito. Però prevale di gran lunga il caso peggiore, in cui dice era colluso con la mafia e quindi sosteneva che la mafia fosse un fatto positivo. Sembra incredibile, ma la cosa è rimasta lì. E nessuno dei miei colleghi, qua non parlo male della categoria, nessuno, con due eccezioni in un secolo e più, è andato a guardare se per caso la parola ci fosse altrove. O meglio, c'è un libro di pochi anni fa che ricerca la parola mafia fino alle isole Tonga, che forse non a tutte sono chiarissimamente collocati, ma non si occupa dell'Italia, perché dice Italia. In realtà se n'era occupato negli anni attorno al 1940 Angelico Prati, un bravo etimologo, che aveva detto: ma a Firenze c'è
una voce mafia miseria. A dire la verità, gli avrebbero potuto spiegare che i mafiosi poi così miserabili non erano, e forse semanticamente non stava bene la cosa. Ma il fatto è poi che questa parola è documentata. Una volta nel vocabolario della Crusca non ce n'è altra traccia. Qualche anno fa un collega, pochi anni fa, ha effettivamente guardato al di là dello stretto di Messina e si è accorto che la cosa era stupefacente, perché mafia c'era comunque. Però siccome doveva dimostrare una tesi altrettanto improbabile, cioè che mafia, camorra e 'ndrangheta provenissero dalla stessa etimologia, cosa già di per sé un poco difficile da ammettere, e che risalissero al neolitico, e mi pare pure questo non facilissimo da dimostrare, insomma, che nelle caverne ci fossero già i mafiosi, mi pare esagerato. Comunque non ha tratto le conclusioni che avrebbe dovuto trarre. Però siccome per fare il vocabolario io controllo sistematicamente se ci sono parole della stessa origine altrove, ho guardato i vocabolari dialettali italiani, anche con l'aiuto del collega del Mondo e dell'Università di Torino, abbiamo trovato 50 vocabolari dialettali in cui la parola c'è. In quale significato? Quello di Pitre. Quello di Pitre. E quello di Pitre esiste effettivamente in Sicilia, solo che in Sicilia la mancanza dei vocabolari dei punti singoli ha reso impossibile un controllo genere, ma è a Pantelleria lo devo altrove, è a Vittoria lo devo a Consolini, è a Santo Stefano di Camasta lo devo a mia suocera, che quando ha sentito parlare di questo dice ma il mio paese c'è. Nel senso positivo, intendiamoci, oscilla in tutta Italia fra eleganza e arroganza. Avete presente il mafioso di San Giovanni De Collato, a cui poi Totò strappa il bottone della giacca e poi così può identificare chi è che rubava l'olio dal lumino di San Giovanni De Collato? Il mafioso, come i camorristi, sono sempre degli elegantoni, anche i mafiosi americani sono sempre vistosamente eleganti. Ora, il significato normalmente si dice fare mafia o fare la mafia, che è pavoneggiarsi, con un pensan verso l'eccesso. Mafioso è chi si pavoneggia e mano a mano scivola verso l'arroganza, la prepotenza di questo comportamento. Conclusione, l'uso siciliano è un uso derivato, non è l'uso, se, guardate, tra l'altro è stranissimo, ma la parola è documentatissima, per esempio in Valtellina, nel Canton Ticino, che sono zone, credo, ancora sfuggite a Messina Denaro e ai suoi maestri, invece la parola c'è, quindi è l'uso siciliano che secondo. Seconda cosa, a quanto pare nessuno si era chiesto una cosa che tutti sanno, cioè non mi verrà nuovo che alcuni dicevano soprattutto mafia e non mafia. Benissimo, quando voi proiettate su una mappa e le attestazioni dei dizionari dialettali, la cosa è chiarissima. Mafia non è mai in Sicilia, è nella penisola, non in Calabria, la Calabria non c'è traccia né di questo senso. Bisogna sempre scartare il fatto che nei vocabolari recenti c'è anche il significato di organizzazione criminale, ma è secondario. Dunque, la Calabria non c'entra, ma dal confine della Basilicata la tradizione generale è la forma con la doppia F, dove arriva? Arriva a quella linea che i linguisti chiamano
linea La Spezia Rimini, cioè al di sopra di quella linea, nei dialetti della pianura padana, c'è di nuovo la F semplice. Ma la Sicilia fa parte della, questo fenomeno si chiama l'eniezione da una parte, la conservazione della doppia. La Sicilia in genere, in quale area va? Di quella che fa l'eniezione o di quella che conserva le doppie? Di quella che conserva le doppie. Allora, la forma siciliana deve essere un testo da 71. Comunque, queste osservazioni mostrano, intanto, come sono incauti gli etimologi che non sanno guardare che cosa dice. Secondo, che l'origine araba è assolutamente impossibile, anche se esistesse una base, perché nessun arabismo ha una diffusione di questo tipo. Terzo, che la parola fa parte di prestiti dall'Italia settentrionale. A questo punto non tripudiate, perché io non sto dicendo che l'organizzazione criminale è portata dal settentrione, sto dicendo che la parola è portata dal settentrione e in un significato che ha avuto un'evoluzione criminale, ma non questo. Quindi non è che abbiamo molto da essere felici. Però vi rendete conto, credo, da questo esempio che ho molto semplificato, che la storia linguistica, se fa delle argomentazioni di questo tipo, allora sì che dà un contributo, perché per esempio, per concludere, citerò brevemente le conseguenze che se ne tratta. Intanto c'è una parola che è stata certamente colpita da tabù fin dall'inizio, cioè una parola che non si doveva, che non era opportuno di, negli atti delle commissioni parlamentari che si sono occupate della situazione criminale in Sicilia, si usano altri termini, ma non male. Però i prefetti dell'unità sapevano benissimo che cosa era la mafia. C'è una descrizione del prefetto di Siracusa, il quale si vantava che nella sua provincia non c'era, che è perfetta, si potrebbe applicare ai giorni nostri, ma è del 1869, pubblicata nella chiusura così da Cusano. E il prefetto di Palermo non aveva dubbi, usava la parola scrivendo al ministro, ma nessuno in pubblico usava la parola. La parola era indicibile, era troppo grave per essere detta. Si poteva dire, come dice Pitre, le mie scope, il venditore delle scope, che abbagnava le scope dicendo quanto su mafioso, ma non del mafioso, ma il mafioso silenzio. Allora, se la storia linguistica arriva a questi livelli, credo che possa essere un contributo anche alla storia generale. Grazie della vostra attenzione. Perché non potevamo cominciare meglio di così, ma centrato come io mi aspettavo, il senso, lo spirito e il livello della nostra iniziativa. E soprattutto qui mi rivolgo un attimo ai miei studenti di primo anno di storia della lingua. Avete visto come la storia della lingua si è sostanziata dalla storia demografica, dalla storia socioetnica. La linguistica non è certo la ricerca minuta della paroletta o arido-evoluzionismo. Io a questo punto mi ero tenuta in serbo qualche minuto, naturalmente, perché vi commissiono poi a questo punto un seminario che chiuderà questo ciclo, che si chiamerà Storia e Lingua, però visto che è stato chiamato in causa varie volte, che comunque sicuramente perché è uno storico sensibilissimo alla storia della lingua, non dimentichiamo che è stato lui, che grazie a lui nel 1999 qui abbiamo fatto un congresso di storia della lingua che è rimasto memorabile, storia della lingua e storia, che vede qui la presenza di numerosi storici che almeno in quell'occasione
riuscì a realizzare un dialogo tra storici generali e storici della lingua. Vorrei che dicesse qualcosa. Grazie. Naturalmente io sono meno pessimista di lui sul problema del rapporto tra storici della lingua e storici, diciamo, senza aggettivi, chiamiamoli generali. Lui ha introdotto però un'altra dimensione, cioè quella della linguistica, che da questo punto di vista evidentemente si pone in alcuni casi tipi di problematiche che nell'intenzione di quelli stessi che le professano, ma non di tutti, hanno, diciamo, delle caratteristiche di tipo teorico e, diciamo, inseguono in una qualche misura più un'idea di lingua che la lingua. Da questo punto di vista non voglio sottovalutare l'importanza di fatti di questo genere, tuttavia la cosa che invece mi preme più di tutti è in qualche misura capovolgere il rapporto. Cioè non c'è un problema nel quale lo storico della lingua ha la necessità di chiamare in causa competenze come quelle dello storico che non sarebbero sue o sulle quali, qui naturalmente la maestria argomentativa di Alberto Barbaro, diciamo, per ricondurre gli elementi all'interno delle condizioni del dubbio, qualche forzatura l'ha fatto. Il discorso è al contrario. Il modo col quale lo storico della lingua pone allo storico, comunque io direi per il momento senza aggettivi, una serie di problemi che la percezione contemporanea che noi abbiamo di questi processi ne è uscita, questa è almeno la mia opinione, profondamente rinnovata. Mi riferisco in particolare, per esempio, all'articolo che pubblicammo nella Sicilia in Audi di Lopiparo sul problema dell'intermediario linguistico. E cioè, come si fa in una società di analfabeti a comunicare da questo punto di vista se non attraverso un mediatore orale, il che poi comporta il problema. E chi è questo mediatore? E qui ci sono anche delle risposte a problemi posti molto opportunamente da Barbaro, anche se naturalmente, come dire, come era giusto in una esposizione sintetica, diciamo, con qualche forzatura. L'interno della Sicilia, lasciamo stare la rappresentazione che se ne dà, ma in realtà i missionari giravano ampiamente. E lì si pone naturalmente il problema di quale forma di comunicazione esisteva. Ma quando uno prende il carteggio di Catania, in cui un gesuita polacco, che è lo stesso il quale gli domanda delle informazioni sulle tecniche della Kummen, cioè di una modalità retorica estremamente importante, e nella lettera di risposta Petavio gli domanda: so che siete stati in Sicilia, che lingua parlavate? Il siciliano, perché nel tempo in cui ci sono stato ho parlato il siciliano. Noi sappiamo per certo, perché è un dato naturalmente ormai praticamente accertato, che siamo tra il 1580 e il 1582-83, come allievo ho accertato fuori di ogni possibile contestazione, i gesuiti, siamo nel periodo, perché si capisca, in cui Filippo II si è impadronito del Portogallo e quindi è diventato signore delle Filippine, che ahimè si chiamerebbero altrimenti se questo non ci fosse stato.
il problema fondamentale è che i gesuiti devono mandare dei missionari nelle Filippine. Cosa fanno? Li mandano per 6 mesi in Portogallo, perché il portoghese è l'unica lingua che nelle Filippine sono in grado di capire e di seguire dal punto di vista dell'attività missionaria. Cioè qui ci troviamo all'interno di una condizione nella quale il mediatore di importanti operazioni come queste, cioè l'attività missionaria non è cosa da poco, studiare come stanno facendo qualcuno delle figure eroiche in un tempo nel quale, per continuare a studiare storia, forse un tasso di eroismo è necessario oggi in Italia, c'è naturalmente il problema dell'importanza del Consiglio delle Indie e quindi della problematica attraverso la quale si compie una operazione insieme di conoscenza ai fini dell'influenza. La tematica che è stata largamente dominante per quello che riguarda l'America meridionale, in che modo comunicare con questi? Basta vedere le grandi relazioni relative al percorso del Rio delle Amazzoni. Percorrerlo per intero comportava 1 anno e 3 mesi. Ma le relazioni che ci sono al Consiglio delle Indie ci dicono, posto per posto, un particolare, che è un particolare paradossale in un certo senso. L'Alfieri sa che gli chiesi da molti anni fa, e lei me lo fornì naturalmente con grande puntualità, perché in realtà la Crusca aveva sia il periodico che l'articolo, il problema di questo articolo di un linguista, chiamiamolo adriatico per un momento, il quale è andato a trovare che i pesci del Mediterraneo erano sostanzialmente caratterizzati da una documentazione unificante che era greca o di tipo greco. Da questo punto di vista noi ci troviamo invece perfettamente al contrario, cioè gli elementi di cui le comunità di abitatori durante il Rio delle Amazzoni. Facciamo un esempio, la tartaruga, che era un cibo importante per loro, non ha la stessa denominazione. Cioè da questo punto di vista devono essere intervenuti, questo è un discorso che io non ho la competenza per fare. Però non c'è dubbio che in realtà esso si rifà alle modalità dell'insediamento. Perché mi interessava, e chiudo su questo perenne bisogno di dialogo degli storici Tukur con gli storici della lingua, il problema del pesce spada e delle tecniche del pesce spada. Mi accade di leggere un lavoro di uno studioso danese che non capiva niente, compreso il latino che era necessario che capisse, per cui i risultati erano assolutamente disastrosi. Nel caso specifico naturalmente faceva riferimento alle tecniche particolari della pesca del pesce spada. Da questo punto di vista continuo a ripetere una domanda la quale non ho avuto risposta. La tecnica con la quale nelle aree, chiamiamole greche, perché questo lo sappiamo, grazie naturalmente delle indagini, sappiamo che le famose parole mammalucchine, che richiamavano l'interesse naturalmente anche dei tedeschi, i quali erano convinti che con quelle parole il pesce spada si fermava e si faceva indirizzare. A questo punto queste parole mammalucchine erano delle parole greche, le quali significava davano un segnale. La domanda che mi faccio è, poiché quelle parole naturalmente sono documentate nell'area dei Dardanelli, che ci fossero anche le tecniche, chiamiamole di caccia del pesce spada, anche lì. Perché dico queste cose? Le dico perché il medio linguistico è in qualche misura, come dire, per noi una guida, cioè qualcosa che ci aiuta a poter stabilire
degli elementi di contiguità insieme con i fatti che l'accompagnano. Io ho naturalmente responsabile, come sono, come tanti e alcuni che sono qui presenti, di una voce mafia che ho avuto la sfortuna di dover scrivere anche io. Ma il problema è il discorso di Petrea, a cui si fa riferimento, la polemica non riguardava la parola, perché su quello era generalizzato l'opinione e il consenso, persino nella dizione degli mafiosi della vicaria, cioè dei personaggi che all'interno di quel carcere avevano, diciamo, un modo, uno stile di comportamento che ne faceva, come dire, dei capi. Il problema era la consorteria. E lì il rifiuto e la contestazione al bravo Pitre. Cioè Pitre negava la consorteria. Quando naturalmente dal 1830 noi abbiamo delle dichiarazioni relative alla situazione del Trapanese, in parte dell'Agrigentino e di alcune altre aree, per le quali il modello di criminalità organizzata è testimoniato. Non lo si chiama mafia, ma questo è un problema di altra natura, e confidiamo nel fatto che anche su questo gli storici della lingua aiutano questi poveri storici. Non io, che avendo finito naturalmente ormai, spero soltanto che, come grazie alla generosità dell'amico Barbaro, vengo apprendendo ancora qualcosa, spero che naturalmente, come dire, ci sia una trasmissione insieme di conoscenze, di domande, perché no, di dubbi, che poi sono talvolta le motivazioni, lasciatemi dire, morali del nostro mestiere. Grazie. Nel coinvolgimento globale di tipo culturale, innanzitutto ringraziare il professore Vargo e il professore Giacrizzo per ciò che ci hanno dato, per come ci hanno arricchito, e non solo culturalmente, hanno formato una sorta di viatico dal quale sicuramente non ci potremo distaccare, una sorta di indipendenza. Comunque adesso la parola va sicuramente ad una persona che contribuisce e ha voluto fortemente che queste iniziative prendessero piede anche nella provincia e quindi vorrei rivolgere la parola all'assessore alla cultura della città di Caltagirone, che in connubio con l'istituto musicale Pietro da Vinci di Caltagirone ha fatto sì che questa nostra voglia di acculturamento si espandesse ancor più con dei confini molto più larghi. Assessore, prego. Grazie professore Maiolino, a nome dell'amministrazione comunale di Caltagirone rivolgo il migliore saluto a questo pubblico e soprattutto agli illustri relatori che davvero ho avuto il piacere e l'onore di ascoltare stasera. E credo che l'importanza e il valore che abbiano questi momenti di studio nella nostra comunità siano di notevole pregnanza, perché il compito delle istituzioni è quello appunto di promuovere un momento di riflessione e di studio sulla linguistica, in questo caso sulla linguistica siciliana, che servirebbe e che servirà certamente non solo a valorizzare le tappe storiche salienti di una comunità, ma è anche quello di valorizzare soprattutto gli aspetti identitari di un territorio, di una comunità e quindi di una regione qual è la nostra Sicilia. Il Comune di Caltagirone e l'Istituto Musicale Pietro Vinci hanno avuto l'onore di patrocinare questa interessantissima iniziativa ed è significativo che l'Istituto Musicale Pietro Vinci, che assume tutt'oggi un radicamento nel nostro territorio notevole, grazie anche, devo dire, all'egida dell'ottimo professore Ciampi, che è il direttore dell'Istituto Musicale che vedo qui in sala, hanno avuto appunto l'onore e il piacere di favorire e incentivare iniziative. Io auspico come amministratore che continuino e si svolgano e si incrementino momenti di studio, momenti di riflessione
che in un momento, in un'era di, dico, di fredda cibernetica e in un'era di globalizzazione, un momento di studio e di riflessione sulla nostra identità e sulle nostre radici diventa insopprimibile ed essenziale. Grazie e buon lavoro. Ora, davvero, arrivederci a tutti al 5 dicembre al Monastero dei Benedettini. Grazie. E...